Finalmente, dopo 3 giorni di lunga attesa, è arrivata la mia nuova saldatrice, ragazzi, a filo continuo. Allora, ragazzi, mi sto imbarcando in questa avventura del ferro per via della struttura dei miei pannelli solari. Chi non lo sa, sto costruendo un impianto fotovoltaico e i pannelli solari li voglio dotare di struttura a inseguitore solare. Ragazzi, a me la tecnologia piace, perciò non poteva non essere super tecnologico tutto l'impianto. Allora, in dotazione abbiamo manuale di istruzioni, libricini garanzia e una TIGMIG 140 A. Non ho esperienza in merito a questo mondo, ragazzi, non ho neanche l'attrezzatura, ma piano piano sta arrivando. E questo è il secondo gruppo di prodotti atti appunto alla lavorazione del ferro, alluminio, acciaio. In dotazione, nella confezione, i guanti per la sicurezza personale. Quando si salda ci vanno i guanti, mi raccomando. Poi in dotazione abbiamo la bobina di filo, dovrebbe essere mezzo chilo, è una 08 da 450 grammi, può lavorare sia con gas che senza gas. Io nel mio caso non utilizzerò, ragazzi, il gas, voglio una cosa semplice, semplice. Qui ci metto il gas. Se non usi il gas, il filo deve essere con flussante all'energia elettrica per la scossa, e poi eventualmente tutto lateralmente passa anche il gas quando si andrà a collegare, ecco, appunto, la bombola di gas. Questi due, questa una è la pinza, ok, di massa, vedi, tac tac, e poi c'è l'altro che è questo qui. Allora, spero si veda bene. Qui abbiamo la farfalla, più rondella, più molla e il blocco della nostra bobina. Diamo alimentazione, ragazzi, da dietro. Ventola di dissipazione partita.
ragazzi, lavoro parzialmente terminato, per oggi basta così. Mi ricordo che la mia prima saldatura, i piedi sono stati saldati con le ruote e tutto il pezzo superiore ho utilizzato un pezzo di top da cucina riciclato. Cioè ragazzi, tutto ciò che c'è qui è tutto riciclato. La saldatrice, come vedi, funge da manico e in più da qui la prendi e la sposti ovunque a te serva. Il caschetto è qui, la prolungo è qui, qualche altra miglioria verrà fatta sicuramente, come per esempio dei bei ganci lunghi per andare a mettere la torcia, qui per esempio questa qua sopra, ecco, messa così a portata di mano, una specie di gancio così. Comunque piano piano ragazzi, intanto il primo step è stato fatto. Per quanto riguarda le saldature, allora non posso dire che sia semplice, però è vero che più provi più migliori, e io sono agli inizi, più inizio non esiste ragazzi, però posso dirvi che sono riuscito a giostrare la potenza della macchina sia per saldare questo che un lanierino sottilissimo. Perché cosa mi succedeva? Saldando il lanierino con le impostazioni che avevo prima, bruciava, lo scioglieva, perciò ho dovuto scendere sia il voltaggio che l'amperaggio. Se non ricordo, ora sono a meno di 20 ampere, cosa che invece prima per saldare il ferro questo grosso, che sarà tipo 3 mm, era quasi al 60% della sua potenza. Giustamente, ogni materiale, ogni spessore necessita di una regolazione differente. Allora, la macchina ancora non la so usare al 100%, anche per quanto riguarda i programmi, guarda qui. Anche per quanto riguarda i programmi, io la metto su mix, ok? Perché andandola a mettere da questo lato dove c'è il disegno della torcia, non fa fuoriuscire il filo. Ancora devo studiare varie cose, ragazzi. Però vi posso dire che per un novello come il sottoscritto, questa macchina mi sta dando già dal primo giorno grandi soddisfazioni. Tutto questo è nato grazie a lei ragazzi, grazie a lei, grazie alla mia voglia di studiare, imparare, sperimentare sempre nuove tecniche e nuove tecnologie. Ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio per la visione da Fox e da Bunker di Fox. Il tavolo, come hai visto, l'ho uscito fuori ragazzi, perché dentro non consiglio assolutamente di saldare, a meno che non hai un impianto di aspirazione adeguato. Ciao belli e al prossimo video!